Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze del nuovo quadro normativo, criteri, strumenti per l'operatività delle scuole, questo è il tema del seminario promosso dall'Andis. Sì, il seminario è stato promosso dall'Andis Nazionale, Associazione dei Dirigenti Scolastici, in collaborazione con la sezione provinciale di Avellino che io presiedo. È stato rivolto non solo ai colleghi dirigenti scolastici, ma anche ai docenti, data la tematica in esso trattata, perché la valutazione ha un forte valore formativo e perché questo valore formativo possa essere realmente attuato a garanzia del successo formativo degli allievi, bisogna che si comprenda che essa non la si attui come mero adempimento burocratico, quindi ne si devono comprendere la funzionalità di formazione e orientamento, per cui andavano inseriti insieme ai dirigenti anche i docenti che operano continuamente e quotidianamente con noi. Abbiamo ottenuto, grazie al rispetto e alla stima che ha per l'Andis, l'intervento del dottor Dino Cristanini, che ha lavorato come dirigente tecnico del MIUR per più di 20 anni. È stato per 3 anni direttore dell'Imbalsi e ancora oggi lavora in progetti di sperimentazione con l'Indire, che si occupano di valutazione delle discipline, degli alunni e anche valutazione dei dirigenti scolastici.